siamo veramente contenti di avere ancora ospite Erone Onlus, che ha organizzato il concerto di questa sera, e ascolteremo il Requiem di Mozart, composizione che penso non abbia bisogno di presentazioni, e sappiamo tutti che è avvolta anche da aure di mistero, ma soprattutto è avvolta da musica bellissima che stasera avremo appunto il piacere di ascoltare. Io sono qui solo per fare accoglienza e quindi cominciamo ad accogliere l'orchestra Thais.
Scrive
chiedervi due parole di ringraziamento. Prima di tutto siamo noi che facciamo un applauso a voi che siete venuti con un pubblico così bello, attento, proprio non è volata una mosca, e adesso con gli applausi tutto questo calore. Quindi grazie, siamo noi che facciamo un applauso a voi tutti. Regolarmente delle nostre attività, che è un collega medico del mio stesso ospedale e che è il presidente di questa associazione che cura i malati oncologici. E questa sera non ha potuto essere presente perché contemporaneamente c'era un impegno da tutt'altra parte d'Italia e quindi era proprio impossibile per lui essere qui questa sera. Però sicuramente due parole di ringraziamento vanno dette, perché questa associazione Arone Onlus, nella figura in particolar modo di questo mio collega dottor Vannelli, devo dire quanto mai nello spirito dell'associazione c'è quello di curare molto umilmente gli ammalati, sì nel corpo ma anche nello spirito. Quindi se la domanda è: ma perché questa associazione che cura i malati oncologici ha dato atto ormai negli ultimi anni a 1, 2, 3, poi sono diventati 5, adesso 10 concerti in un anno con tutta una rubrica e una stagione di Arone in musica? La risposta è proprio questa, perché vogliamo curare la persona non solo per l'aspetto, diciamo, fisico della malattia, ma anche spirituale. E direi che la musica di questa sera di Mozart ci ha aiutato tantissimo, non solo ad ascoltare e passare una bellissima serata, ma anche ad una propria intima preghiera. Quindi un speciale applauso al dottor Vannelli, che non ha potuto essere presente. Per questa serata anche un grande ringraziamento a un'azienda della Baxter Made in Italy di Lurago d'Erba, che ci ha dato un grande sostegno economico. Quindi un grandissimo applauso anche alla vicinanza della ditta Baxter. Come non ringraziare ed essere contento che è qui presente il professor Danelli, grandissimo professore emerito di chirurgia generale. Quindi un grande applauso. Voi non avete idea, nonostante io che sono medico so cosa rappresenta per tutta la sanità milanese, nonostante questo il professor Danelli arriva sempre un pochino prima del concerto, come se fosse una persona qualunque, posso registrare, si mette lì tranquillo, quindi un grandissimo applauso, se lo merita tantissimo. Anche e poi come non ringraziare tutti gli artisti coinvolti. Per me è un piacere chiamarli ogni volta e ogni volta mi deliziano con la loro collaborazione. Intanto partiamo dall'orchestra capeggiata magistralmente dal primo violino Monica Vaccatello. Che prepara così mirabilmente questa corale, il maestro Roberto Ardigò. Poi vorrei ringraziare i quattro cantanti solisti che avete sentito.
dietro le quinte, il soprano entrante con il romanzo al trigo. Penso a chi è dietro le telecamere, Mauro Amati, chi è il factotum, diciamo, di tutto il gruppo, di tutta la compagine, Roberto Mariani, lo chiamiamo qui davanti. Detto questo, non voglio dilungarmi troppo con questi ringraziamenti che sono già durati tantissimo. Vi ringraziamo, seguiteci perché noi andremo avanti con questa nostra missione di coniugare la musica e la medicina dell'anima. Detto questo, vi regaliamo un bis. Diciamo da 1 a 100 mille. Noi chiamiamo Paolo e chiediamo, sì, volentieri, sento il parroco, e poi arriviamo. Disponibilità su ogni cosa, proprio dal punto di vista logistico, della chiesa, del riscaldamento, della sala prove. Quindi veramente un grandissimo applauso a Paolo Sala e al parroco.